Il pannello di fatturazione elettronica ti consente di impostare i dati relativi alla ritenuta da conto e alle ritenute previdenziali che potrai applicare automaticamente sulle fatture create. Potrai impostare fino a 4 ritenute durante la prima configurazione del pannello o successivamente dalla specifica sezione Impostazioni. Ti basterà cliccare sull'icona Ingranaggio, quindi scegliere Profilo di fatturazione, Profilo fiscale. A questo punto vai su Ritenute. La sezione è attiva quando il pulsante è verde, disabilitata quando è grigio. Potrai configurare i seguenti parametri. Tipo ritenuta. Scegli una tipologia di ritenuta tra quelle indicate nel menu a tendina. Aliquota ritenuta. Indica la percentuale della ritenuta e la percentuale dell'imponibile sulla quale deve essere calcolata. Causale pagamento ritenuta. Indica un codice relativo alla causale del pagamento. Puoi aggiungere l'importo del contributo delle casse previdenziali alla base imponibile della ritenuta, inserendo il flag in corrispondenza dell'opzione. Potrai aggiungere l'importo di tutte le casse previdenziali inserite nelle impostazioni, fino a 3. Clicca su Salva per concludere. I parametri configurati sono utilizzati come predefiniti per la creazione delle fatture. Quando crei una fattura, li vedrai già inseriti nel blocco Ritenute, ma potrai variarli se necessario. Vediamo come. Clicca su Crea fattura in alto a sinistra. Il sistema apre la modalità di creazione fattura che hai scelto su Impostazioni. All'apertura dell'interfaccia di creazione fattura vedrai il blocco Ritenute già attivo e precompilato con i valori che hai impostato. Inserisci il cliente e i prodotti. Quindi apri il blocco Ritenute. Potrai disattivarlo o variare tutti i campi che hai configurato. Inoltre potrai indicare la base imponibile, cioè se vuoi applicare la ritenuta su tutte le righe della fattura o solo su alcune. Ti basterà aggiungere o rimuovere il flag in corrispondenza dei prodotti. Se selezioni Modifica base imponibile ritenuta, disabiliterai il calcolo automatico dell'imponibile su cui verrà applicata la ritenuta da conto, così da personalizzare l'importo della base imponibile su cui sarà applicata l'aliquota cassa ritenuta. Clicca su Salva per confermare le modifiche. A questo punto completa la tua fattura e inviala al tuo cliente. Per farlo, puoi visionare i video dedicati alla creazione fattura smart.